ringrazio lei, professore, ringrazio tutti gli organizzatori per questo invito che mi ha fatto molto piacere ricevere e accettare. La ringrazio anche per la franchezza con cui mi ha posto alcuni temi da affrontare e vi ringrazio in genere perché io ho letto il programma di questi giorni di riflessione sulla giustizia ed è un programma ambizioso per i temi, anche per gli ospiti, e credo che oggi sia importante, anzi importantissimo, parlare di giustizia come di un tema centrale per il futuro di questo paese. Lo credo a maggior ragione perché invece noto che da quando non si parla di giustizia pro o contro qualcuno, la giustizia è scomparsa sostanzialmente dai radar dell'opinione pubblica. Io sono ministro della giustizia con grande emozione e onore ogni giorno da circa 10 mesi. Credo di non essere mai stato invitato, salvo sporadiche volte, solo parzialmente, a nessuna trasmissione televisiva a parlare di giustizia. Mi viene chiesto di parlare sempre di altro. Ora, io lo voglio dire subito, io considero il mio obiettivo principale quello di riportare la giustizia al suo ruolo principale, cioè essere al servizio di tutti. Perché la verità è che in un trentennio in cui si parlava, faccio un esempio che è stato prevalente nel trentennio in questione, di giustizia pro o contro Berlusconi, il danno enorme che si faceva alla popolazione è che non si parlava di quella giustizia che non funzionava a favore di ogni singolo cittadino che, entrando in un'aula di tribunale, pensava che la scritta "la legge uguale per tutti" fosse un elemento di arredo e non invece un cardine fondamentale della nostra Costituzione e della nostra democrazia. Quindi, da quando io sono diventato ministro, la cosa che ho sempre detto è: voglio togliere la giustizia dal pantano della polemica politica. Detto questo, chiaramente a me fa molto piacere che se ne parli, perché ritengo la giustizia sia fondamentale sotto tutti i punti di vista, non soltanto quello strettamente giuridico, ma anche quello sociale, culturale ed economico di questo paese. Ora, io condivido su una parte degli spunti di riflessione che lei mi ha dato, soprattutto devo dire che non posso condividere il fatto che questo governo non sia stato fino ad ora compatto sul tema della giustizia. E questo perché, io lo dico sempre con molta tranquillità, quando mi sono seduto al tavolo del contratto di governo, io avevo il dubbio che avevano tutti, cioè chi c'è dall'altra parte del tavolo? Possiamo veramente parlare di giustizia? Sarà veramente, perché il Movimento 5 Stelle, quando lei ricorda il grido "onestà, onestà" che veniva dalle piazze, io credo che quella è stata la vera richiesta di cambiamento dei cittadini che volevano ribellarsi a quello che sembrava un futuro di questo paese obbligato, cioè il futuro di un paese incastrato nell'assenza di meritocrazia, un paese che è al servizio dei più furbi. Ecco, lì c'è stato un vero moto di richiesta di cambiamento da parte dei cittadini di questo paese, cioè basta con quel tipo di prospettiva, vogliamo aprire una nuova prospettiva, che è quella dell'onestà. Allora, onestà che non vuol dire, in questi giorni è particolarmente importante dirlo, quando si parla di onestà si parla di un valore che quindi non può essere esclusivamente connotato dall'essere a norma di legge. Non è onesto soltanto chi si comporta in maniera lecita, è onesto chi si comporta secondo certi valori che sono anche valori dell'etica, della deontologia, e man mano che aumenta la responsabilità politica che abbiamo, maggiore deve essere la sensibilità rispetto a quello che è non solo lecito ma è anche onesto a 360 gradi. Quindi
tornando al tavolo del contratto di governo, quando io mi sono seduto al tavolo del contratto di governo, io non avevo, anche per deformazione professionale, io sono un avvocato, non avevo altro parametro di valutazione che non fosse quello che scrivevamo nero su bianco nel contratto di governo. Io devo dire che se si legge il contratto di governo, il capitolo dedicato alla giustizia rappresenta certamente una rivoluzione rispetto a quelli che sono stati gli ultimi 20-30 anni del nostro paese. E oggi questo fatto lo rivendico a maggior ragione perché io ero l'esponente del movimento che andava lì a verificare se davvero il movimento poteva attuare, chiaramente non tutto il programma, perché era un contratto di governo, ma una parte importante del programma sulla giustizia. Io devo dire che a distanza di 10 mesi noi abbiamo bloccato la riforma delle intercettazioni del mio predecessore del Partito Democratico, il ministro Orlando, che lo ricordo. Parliamo di una riflessione, di una riforma sulle intercettazioni che di fatto indeboliva lo strumento più importante per poter smascherare, smascherare e provare la corruzione. Abbiamo bloccato la riforma Orlando, nello stesso tempo nella legge spazzacorrotti, cosiddetta spazzacorrotti, viene previsto un incremento delle possibilità di utilizzazione non solo delle intercettazioni, ma anche degli strumenti di intercettazione ambientale, i cosiddetti Trojan, che oggi sono molto efficaci rispetto alla corruzione che si evolve con i tempi, rispetto ai quali lo Stato deve essere al passo con i tempi. Abbiamo bloccato la riforma dello svuotacarceri precedenti, laddove, questo lo voglio dire, perché la giustizia, secondo me, non ha colore politico. Per cui laddove c'erano dei momenti di continuità importanti, come per esempio la riforma del diritto fallimentare, che era stata iniziata dal vecchio governo e non conclusa, e ho chiesto io agli uffici del Ministero di proseguire e abbiamo portato all'approvazione una riforma che è fondamentale nel diritto fallimentare e quindi nell'economia di questo Paese. È stata approvata a tempo di record la legge cosiddetta spazzacorrotti. Io, permettetemi di elencare soltanto per punti quello che è stato approvato in quella legge. Parto dalla trasparenza, perché la prevenzione della corruzione passa dalla trasparenza. Noi abbiamo previsto che ci fosse totale trasparenza non solo sui finanziamenti dei partiti, ma anche in tutte le fondazioni, associazioni, enti collegati direttamente o indirettamente con le forze politiche. Abbiamo pensato che fosse fondamentale, questo è già legge, abbiamo pensato che fosse fondamentale far passare la prevenzione attraverso la trasparenza della politica, per cui oggi è obbligatorio che chi si candida metta online nel sito della forza politica, comunque il sito in cui ci sono tutte le candidature, non solo il suo curriculum, ma anche il suo casellario giudiziale. Questa è una svolta fondamentale perché permette ai cittadini di avere un diritto di scelta che è davvero consapevole. Purtroppo ci sono alcune regioni come la mia terra natale che io amo, che è la Sicilia, che approfittano della loro autonomia per proteggere di fatto, per schermare la politica di fronte ai cittadini, per cui una legge approvata dal Parlamento italiano non è attuata in Sicilia, dove la Regione Sicilia dice no, in tutta Italia i cittadini possono avere diritto, chi si candida ha l'obbligo di presentare il proprio casellario giudiziale, in Sicilia no. Purtroppo combattiamo contro questo tipo di politica che ancora è radicata in alcune realtà sociali. Abbiamo previsto il cosiddetto Daspo ai corrotti, cioè chi viene condannato, perché qui sgomberiamo il campo delle accuse di giustizialismo, garantismo, che credetemi, dal mio punto di vista, sono valori nel momento in cui vengono applicati rispetto a quello che sono. Il garantismo è fondamentale in una democrazia e nel sistema della giustizia. Una persona è presunta innocente fino a condanna definitiva, ma dopo la condanna basta.
quella persona, se è stata condannata in via definitiva, deve pagare per quello che ha fatto. Oggi con la legge spazza corrotti noi prevediamo che una persona che viene condannata per i reati di corruzione non avrà più niente a che fare con la pubblica amministrazione a vita, cioè non potrà più stipulare contratti. E per un imprenditore l'idea di essere beccato e quindi di essere condannato e di smettere di avere a che fare, per esempio, con gli appalti, con la pubblica amministrazione, rappresenta un deterrente importante. Queste erano tutte proposte, questo lo dico con orgoglio, che provenivano anche da altre forze politiche, però provenivano da altre forze politiche in campagna elettorale e poi venivano matematicamente, automaticamente dimenticate nel momento in cui le forze politiche andavano al governo. Quello che abbiamo fatto è stato scrivere nero su bianco e approvare quelle leggi. Abbiamo previsto l'agente sotto copertura. Noi diamo la possibilità agli organi inquirenti di avere il cosiddetto agente infiltrato, perché la corruzione, smascherare la corruzione è fondamentale nel momento in cui io chiaramente trovo il corrotto e il corruttore, ma spesso c'è una rete dietro, magari c'è anche una rete di criminalità mafiosa dietro quel fenomeno di corruzione. E allora l'agente sotto copertura, che non ha nulla a che fare con l'agente provocatore, qualcuno ogni tanto fa confusione, l'agente sotto copertura noi lo abbiamo inserito per i reati di corruzione. Avevamo firmato la convenzione di Merida da quasi 20 anni, però nessuno la attuava. Siamo tra i primi paesi a farlo e oggi possiamo vantare una legge anticorruzione che ci pone all'avanguardia a livello internazionale, perché poi nella legge spazzacorrotti abbiamo ratificato il maggior numero possibile di misure e raccomandazioni che arrivavano da enti, penso al Greco, che è un gruppo a livello internazionale, a livello di Consiglio Europeo, che si occupa dell'anticorruzione. Noi abbiamo recepito tante delle raccomandazioni che arrivavano, cioè noi andiamo a livello internazionale a testa alta a dire: è vero, il nostro paese ha una storia di corruzione che purtroppo ha dilaniato alle radici il paese, però adesso abbiamo deciso di fare tesoro di quell'esperienza e abbiamo una legge che è all'avanguardia a livello internazionale. E guardate, è un'esperienza che io ho già fatto e che mi onora poter andare lì nelle sedi internazionali e dire: si dovrebbe andare in questa direzione a livello europeo. In Italia noi già ce l'abbiamo, già lo facciamo. Aggiungo, abbiamo inserito il pentito, il cosiddetto pentito per i reati di corruzione, perché la difficoltà più grande nello smascherare un fenomeno di corruzione è che abbiamo un corrotto e un corruttore, ed entrambi possono contare sul silenzio dell'altro. Adesso non è più così, c'erano progetti, io questo te lo voglio dire perché non voglio nemmeno autocelebrarmi, perché non ho niente da autocelebrarmi. I progetti di cui vi sto parlando erano nei cassetti del Ministero e del Parlamento da 15, da 20 anni, era quello che diceva prima il professore, cioè idee che erano già da 20 anni lì e che poi venivano chiusi nel cassetto e ogni tanto tirate fuori in campagna elettorale. E allora il progetto del pentito nella corruzione è un progetto importante, perché comincia a far traballare questo patto tra corrotto e corruttore, perché in realtà se l'altro mi denuncia entro un termine molto ristretto, che è di 4 mesi, se quella denuncia poi effettivamente si dimostra utile, eccetera, quell'altro ha l'impunità. Questo è fondamentale per cominciare a minare alla base la certezza dei rapporti che ci sono tra corrotto e corruttore. Ancora, il carcere per... noi abbiamo inserito i reati di corruzione tra i reati per cui è previsto il carcere come obbligatorio. Cioè, se tu vieni condannato per un reato di corruzione, accade quello che accade per i reati di mafia o di terrorismo, o per i reati gravi, tipo pedofilia, eccetera. Cioè, vai in carcere. Ora, questo è fondamentale, perché lo Stato sta finalmente dicendo che il reato di corruzione è uno dei reati più gravi, così come è grave la mafia, è grave il terrorismo, è grave anche la corruzione. Lo Stato non
aveva mai avuto il coraggio di dire una cosa in maniera così chiara e netta. Io leggo di fronte a casi più eclatanti, più noti, di persone che vanno in carcere, io devo lottare contro un'opinione pubblica che non è quella del popolo, perché il popolo, quando vede che chi sbaglia paga, è soddisfatto, perché c'è la parte onesta dei cittadini che finalmente vede uno Stato che dà valore a chi rispetta le regole. E invece vedo tutta una parte di elite, cosiddetta elite culturale, che comincia, la maggior parte purtroppo, che comincia a dire ma non è giusto, ma quello è andato in carcere, ma perché? Gente condannata a 5 anni, a 6 anni per corruzione, 6 anni di reclusione, non ho cambiato il codice penale, salvo per alcuni casi di inasprimento delle pene. Ma ci sono casi di gente che è condannata alla reclusione per 5 anni, va in carcere e io trovo tutta un'opinione che viene poi diffusa sui giornali, che dice ma come mai è andato in carcere? È andato in carcere perché è corrotto, perché è stato condannato dalla giustizia italiana in via definitiva, e chi sbaglia da ora in poi paga. Questi sono momenti in cui finalmente lo Stato rivendica il proprio dovere e il proprio diritto di garantire la legalità nelle istituzioni e quindi di punire chi non rispetta la legalità. E passiamo a quella che lei ha definito una mezza riforma, che è quella sulla prescrizione. Allora, sulla prescrizione, nel contratto di governo è previsto che la prescrizione sia collegata agli investimenti nella giustizia. Perché? Perché oggettivamente se noi cavassimo una norma che interrompe la prescrizione al momento del rinvio a giudizio, noi oggi avremo un sistema giudiziario al collasso, perché oggi la prescrizione viene utilizzata anche per cercare di smaltire un po' il sovraffollamento, l'intasamento delle cause, cosa che io considero sbagliato. Però di fatto oggi è così. Allora quello che ho fatto è stato rispettare il contratto di governo, e cioè abbiamo fatto gli investimenti nella giustizia. Questo lo voglio chiarire, perché la critica che mi è arrivata è: professore, questo andrebbe detto, c'è una parte importante della magistratura che per anni ha portato avanti la battaglia sulla prescrizione, dicendo che era la battaglia delle battaglie. Poi nel momento in cui io ho portato avanti una proposta che era anche un po' più debole di quella che era stata portata avanti, io ho avuto tutti contro, tutti, non solo l'avvocatura, che però in questo è stata coerente, perché da sempre l'avvocatura è legittimamente contraria a una prescrizione che si interrompe senza limite, però ho avuto quasi tutta la magistratura, quella che chiaramente che rappresenta la magistratura. Non mi sono fermato, e però io ho dovuto anche assistere ad una situazione paradossale, per cui tutte le forze politiche che erano contrarie alla norma sulla prescrizione, e quando vi dico le forze politiche contrarie alla norma sulla prescrizione, vi sto parlando di due forze politiche in particolare, e cioè Forza Italia e il Partito Democratico, che erano paradossalmente insieme all'interno del Parlamento italiano a lottare contro una norma sulla prescrizione. Questa è la verità dei fatti. E quando iniziavano i loro interventi dicevano: lei non rispetta l'opinione della magistratura e dell'avvocatura, perché lei è solo nel portare avanti questa legge. Ora, io credo sinceramente che tanti addetti ai lavori, anche all'interno della magistratura, siamo stati positivamente impressionati da questa legge. Ma dico anche un'altra cosa: non ho mai la presunzione di pensare di avere ragione, perché la giustizia è un settore delicato, per cui chiunque è entrato al Ministero, vi posso garantire che ho spalancato le porte agli addetti ai lavori della giustizia in questi mesi. Chiunque è entrato al Ministero ha avuto la possibilità di dialogare e di essere ascoltato. E la critica che veniva fatta da tutti
era: lei, se vuole fare la norma sulla prescrizione, deve fare, deve fare anche degli interventi sull'infrastruttura giustizia, deve fare degli investimenti, altrimenti sta facendo una norma che non potrà essere attuata. Cosa ho fatto? Ho accolto questa critica come una critica giusta, e nella legge di bilancio è previsto un numero di investimenti nella giustizia che non ha precedenti nella storia. Cioè, per la prima volta c'è un governo che non mette la giustizia all'ultimo posto degli investimenti, ma la mette al primo posto. Abbiamo un incremento di pianta organica della magistratura che non si è mai visto. Se qualcuno dice che in passato ce n'era, perché in passato 20 anni fa mi pare che c'era stato un importante ampliamento di pianta organica, attenzione, perché non c'erano le coperture. Cioè, ampliavano la pianta organica e poi lo doveva fare per un governo che veniva dopo. Noi abbiamo previsto tutte le coperture per l'ampliamento della pianta organica. Abbiamo investito più soldi nell'edilizia giudiziaria, perché io ho trovato la giustizia nelle tende a Bari. Questo è il livello a cui era ridotta la nostra giustizia. Tutti i palazzi, la maggior parte dei palazzi in cui si celebra la giustizia non sono a norma di legge dal punto di vista di edilizia. E questo fa perdere credibilità ad un cittadino che entra in tribunale, non può nemmeno immaginare che il luogo in cui si celebra la giustizia non sia rispettoso nell'edilizia delle regole. E allora abbiamo investito anche quello, abbiamo investito nel personale amministrativo prevedendo un aumento di 3.000 unità oltre a quello che sarà il turnover. Quando si parla della quota 100 e del rischio che la quota 100 in una prima parte crei dei problemi, il che può anche essere vero perché c'è una fase in cui ci sarà il turnover, noi dobbiamo dire anche che il blocco delle assunzioni fino a novembre vale per tutta la pubblica amministrazione, tranne che per la giustizia. Cioè, la giustizia è l'unico settore che per questo governo non poteva avere un blocco fino a novembre, e abbiamo già avviato un piano assunzionale di circa 5.000 unità in un biennio. Già io vi parlo di provvedimenti che sto firmando adesso, chiaramente c'è la necessità di fare i concorsi, eccetera, ma vi parlo di un percorso assunzionale che è già partito. Quindi io che cosa ho fatto quando mi hanno detto ma deve fare gli investimenti? Li ho fatti, però non l'ha detto nessuno di quelli che criticavano. Effettivamente il ministro ha ascoltato. E lo slittamento al 2020 per l'entrata in vigore della legge sulla prescrizione è fatto proprio per questo, perché avremo la possibilità di portare a regime questi investimenti in modo tale che la prescrizione che entra in vigore nel 2020 potrà entrare in vigore in un sistema processuale capace di sostenerla. Però chiaramente lei mi dice, è quello che vorrebbe non tanto nella mente quanto nel cuore, ma io le dico che vorrei un sistema di giustizia veloce, che sa dare giustizia in tempi brevi, e che quindi grazie al fatto che dà giustizia in tempi brevi può permettersi una prescrizione che si interrompe dopo il giudizio. Questo mi piacerebbe in un sistema ideale, ma devo dire che è una conquista molto importante, e magari in futuro sarà così, perché i sistemi in cui non esiste la prescrizione sono sistemi però che concludono tutto il percorso giudiziario in 2 anni, e allora la prescrizione non ne hanno nemmeno bisogno. Però noi dobbiamo garantire un punto di equilibrio, e il punto di equilibrio è quello che abbiamo raggiunto oggi. Secondo me è un punto di equilibrio importante, che si collega ad una riforma del processo civile e del processo penale che io ho già scritto insieme agli addetti ai lavori, una cosa che non era mai successa. Cioè, prima di sottoporre la riforma alla politica, io ho chiamato al Ministero le associazioni che rappresentano avvocatura e magistratura, abbiamo fatto un tavolo, uno sul processo civile, uno sul processo penale, a cui io partecipavo personalmente, e abbiamo tirato fuori quelli che potevano essere gli elementi di condivisione per un processo civile e un processo penale che finalmente abbiano tempi ragionevoli senza ridurre le garanzie. Queste sono cose che abbiamo fatto, così come
lei parlava del cosiddetto femminicidio. Anche su questo io sono molto sensibile, questo lo voglio dire perché altrimenti non lo so, io quando non ero ancora in Parlamento, ma anche quando poi sono entrato in Parlamento, provavo un certo fastidio nei confronti del politico che stava all'interno del governo e di fronte alla notizia di stampa o al sentimento che veniva dal popolo provava indifferenza. A me piace ascoltare i cittadini, mi piace ascoltare anche quel sentimento che passa per i cittadini in maniera a volte anche irrazionale, a volte semplicemente emotiva. Ma chi ha il governo di un paese non deve mai smettere di sentire quello che vorrebbero i cittadini, anche per dire no, non si può fare, anche per dire guardate, questo sentimento è sbagliato. Ma ignorare quello che sentono i cittadini oltre a quello che dicono è un approccio sbagliato. Per cui io ho ascoltato il disagio che i cittadini hanno sentito di fronte a sentenze che di fatto concretizzavano sconti di pena importanti di fronte ad omicidi di donne, cosiddetti casi di cosiddetto femminicidio. Ma quello non può essere ignorato, però ho pensato che la risposta migliore non fosse partecipare al dibattito che quotidianamente si consumava sui giornali e TV, oltre che sui vari social. Ho pensato che fosse giusto lavorare e provare a scrivere una legge che desse una risposta. Nel codice rosso, nella legge sul cosiddetto codice rosso, è stato inserito un emendamento che stabilisce che le attenuanti non potranno essere più prevalenti rispetto alle aggravanti. Questo vuol dire che, in combinato con un'altra legge che abbiamo approvato, che stabilisce che c'è il divieto di rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo e quindi anche il femminicidio, noi praticamente azzereremo la possibilità di uno sconto di pena per chi compie un reato così grave, tra l'altro reati che stanno dando vita ad una piaga sociale e culturale che noi dobbiamo assolutamente fermare, perché nel nostro paese muore una donna per femminicidio ogni 72 ore e non possiamo fare grandi discorsi, noi dobbiamo agire. E io sono orgoglioso del fatto che nella legge sul cosiddetto codice rosso si è trovata anche una compattezza di tutto il Parlamento per dire ai cittadini che su temi così importanti non c'è niente da non c'è bandiera da sventolare, c'è semplicemente da dire che siamo tutti compatti a difendere le donne di questo paese. E questo però lo abbiamo fatto. Le parlo della legge, guardi, le sto veramente facendo semplicemente un elenco, la legge sulla class action. Oggi abbiamo la class action in Italia. La scorsa legislatura io ero vicepresidente della Commissione Giustizia e mi ero impegnato per portare avanti la legge sulla class action, che è importante perché dà diritti ai cittadini che altrimenti non avrebbero la possibilità di far valere i loro diritti. Poi, negli Stati Uniti la class action è considerata un pilastro della democrazia, non solo della giustizia. Ora, io avevo portato avanti questa proposta di legge. Questo è per far constatare una differenza. Poi c'è chi è d'accordo in merito e chi no, però c'è una differenza tra quello che sta facendo questo governo e quello che non facevano i precedenti governi e il modo in cui non facevano, le cose. Faccio l'esempio della class action. Io avevo portato avanti la proposta di legge. A un certo punto quella proposta viene approvata all'unanimità dalla Camera dei Deputati. Devo dire la sincera verità, quando ho visto che l'emiciclo era tutto verde a favore della proposta di legge sulla class action, ero anche un po' preoccupato, devo vedere che non mi ero accorto di qualcosa. Dopo tre giorni ho avuto la conferma che quel voto era un voto solo di bandiera, perché dopo tre giorni l'allora ministra Maria Elena Boschi, partecipando a un convegno dei giovani di Confindustria, garantiva non solo a nome di chi, perché il suo partito aveva votato la proposta di legge,
garantiva che la legge sarebbe cambiata al Senato, dove in questi casi cambiata al Senato vuol dire arenarsi completamente. Così è stato. Nel 2015 veniva approvata alla Camera, 2016, 2017, 2018, per 3 anni la legge è stata bloccata al Senato. Ora, a distanza di 8 mesi, la proposta di legge sulla class action è stata approvata in 2 letture sia alla Camera che al Senato. Questi sono dati che non sono confutabili, perché c'è, al netto delle divergenze, e io questo lo voglio chiarire, l'ho chiarito 1000 volte e lo chiarisco ancora una volta, il Movimento 5 Stelle e la Lega sono 2 forze politiche che hanno fatto percorsi differenti, che hanno DNA differenti e che probabilmente anche nella prospettiva della giustizia hanno idee differenti. Però devo constatare che fino ad ora le leggi più coraggiose sono state quelle della giustizia e sono state approvate dal Movimento 5 Stelle e Lega, mentre altre forze politiche come il Partito Democratico, che negli anni precedenti aveva più volte parlato di queste leggi, poi in realtà, arrivati al momento del voto, si sono trovati contro queste leggi. Questa è una constatazione che devo fare per dire che non è che vivo nel mondo dei sogni e dico io ogni giorno misuro la compattezza del governo sulle proposte di giustizia. È il dovere che io ho di fare questa verifica come ministro della giustizia, e questa compattezza io la trovo.